Dai, caro Lescio, dai che andiamo, che qua siamo qua tutti bagnati, mizzati, affamati, pioggia battente, insomma, cari amici, guardate, posto davvero da brivido, da tenebre, fantastico, 26 auto, io vi faccio vedere solo un'auto qua, e niente, insomma, posso dire, ci sono stato anch'io, e sono quei posti che oggi ci sono, domani a breve non ci sono più, e voglio dire, qua ci sono stato anch'io, guardate qua, abbiamo qua una Lancia Fulvia coupé, insomma, la più moderna di questo luogo, è qua in condizioni da brivido, arrugginita al massimo, resiste, e niente, ve la faccio vedere così, insomma, cari amici, guardate, insomma, vecchia Lancia Fulvia, ma ripeto, non è niente in confronto alle auto che abbiamo trovato qua in questo scenario altamente drammatico, altamente ammuffito, fatto di spazzatura, macerie, Eternit, c'è di tutto, ragazzi, qua guardate qua, insomma, lo scenario veramente da brivido, guardate, e niente, vi faccio vedere qua, insomma, questa Lancia Fulvia un po' allo stremo, un po' allo sfascio, eccolo qua, si affaccia su una finestra e poi qua dentro nell'oscurità possiamo trovare altre auto e niente. Ed eccoci qua, cari amici, qua vi saluto da questa Lancia Fulvia ormai allo sfascio totale, e insomma, la luce è quella che è qua, e niente, ragazzi, vi ho fatto vedere un po' così l'immagine artistica qua nell'ombra, nell'oscurità di questa Lancia Fulvia. Poi guardate qua, ci sarebbe un vecchio Fiat qua, però qua la mia fotocamera ve lo fa vedere fino a un certo punto. Niente, ragazzi, qua il Marvin vi saluta, vi dà appuntamento ad un prossimo report, e niente, ringraziamo qua il buon Alessio che ha coltivato le persone in maniera buona per portarci in questo scenario di alto degrado e abbandono di un selvaggio Marvin Turqua, ma soprattutto il buon Alessio che ha coltivato, come gli ho sempre detto, devi coltivare le persone, mantieni buoni rapporti. Insomma, siamo arrivati qua a questo scenario davvero fantastico di auto in abbandono. Insomma, nel 2017 trovare certe auto veramente è pazzesco. Ragazzi, qua guardate, insomma, la gente tenta di uscire da questa porta. Pazzesco, Claudio. Ed eccoci qua, il buon Alessio. Eccolo qua. Il buon Alessio qua che sta controllando. Allora, Alessio, guardate qua, sono immagini di diretta. Ciao a tutti, ciao a tutti. È la diretta qua. Voglio ringraziare ancora una volta il buon Marvin, perché oggi, se ho un canale YouTube che sta crescendo, se ho un gruppo che si chiama Appassionati di Autobus, Camion, Auto Storiche e loro ritrovamenti, con più di 5.000 iscritti, eccetera, eccetera, una rete di informazioni che ci portano anche in scenari come questi, sempre perché devo dire grazie a Marvin, perché sono un suo discepolo, perché mi ha attaccato questa passione, questa sana passione appunto di trovare. Stiamo dicendo una malattia, ma un termine inappropriato. Ma no, noi abbiamo la passione di trovare, di ricercare, sì, la storia che da un momento all'altro qua Alessio se ne va, perché qui qua bonificheranno tutto. Qui purtroppo non c'è più nulla di recuperabile a parte qualche pezzo. Ma almeno ne salviamo il ricordo, esatto, per la storia, e questo è il nostro scopo. Ragazzi, salvare il salvabile, guardate, significa salvare anche quello. Vi ho fatto vedere qua scenario pazzesco, guardate qua, insomma, e niente, guardate qua da queste vecchie damigiane, e qua buttate qua, insomma, lo scenario è veramente da brivido, guardate, e insomma, c'è un po' di tutto. Facciamo vedere qua ancora una volta, salutiamo le ultime immagini. Qua mi sta piovendo in testa, però guardate qua, scenario veramente drammatico, altamente drammatico, e niente, insomma, ne è valsa la pena fare tutta questa strada appunto per trovare questo scenario qua veramente pazzesco, guardate qua, di un capannone che sta per essere bonificato, guardate, scenario veramente altamente drammatico di abbandono, selvaggio, degrado. Però guardate, ragazzi, sono immagini davvero pazzesche. Nel 2017 trovare ancora questa scenografia, guardate qua la pioggia che cade,
guardate qua, cavi elettrici, guardate qua ragazzi, insomma Marvin qua vi saluta, guardate qua, insomma acqua, tutto. Per fortuna che adesso mi hanno dato gli stivali e poi niente, salutiamo qua le vecchie auto, le vecchie gloriose auto abbandonate da un signore che ha avuto una buona idea, ma purtroppo è stata un'idea un po' assurda per lasciarle qua a marcire. E qua il Marvin vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo report. Evviva il Marvin Tour, ma soprattutto viva Alessio, che insomma in questo periodo si è dato veramente da fare per cercare questi scenari altamente drammatici. E guardate qua, sono un po' i risultati che abbiamo trovato, guardate, immagini drammatiche, insomma di un 2017 da brivido qua. Ragazzi, guardate ancora una volta, il Marvin qua vi saluta, ci sono 26 auto, ma niente, ragazzi, qua il buon Marvin vi saluta, guardate, immagini da brivido, uno scenario pazzesco, guardate, amici amanti dell'abbandono, del degrado, insomma, un po' di struttura l'abbiamo catturata e adesso usciamo, andiamo finalmente a mangiare, a scaldarci, perché veramente di acqua ne abbiamo presa tanta. E qua il Marvin vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo report, guardate, insomma il filmato è lungo, però guardate qua, lo scenario meritava di questo abbandono e degrado selvaggio. Adesso qua abbiamo preso tutto, qua c'è il mio ombrello, ragazzi, ci lasciamo il cuore, sono contento di essere venuto qua, tante macchine, ragazzi, spiragli di sole dopo una giornata ricca di pioggia battente, ma che comunque non ha fermato la nostra missione, Alessio, niente ci ferma, di portare a casa i ricordi da brivido. Ragazzi, qua il Marvin vi saluta e appuntamento. Vi saluta anche Rocca Alessio, ciao a tutti. Ciao appuntamento a tutti. Alla prossima, ciao a tutti. Evviva il Marvin Tour, evviva il degrado. Marvin Tour, e lunga vita al canale del Marvin. Ciao lunga a tutti. Vita.